È stato per secoli l'impero più ampio e sconfinato che la storia ricordi, dalla Cina fino all'Ungheria, ed il suo regnante, tal Gengis Khan, il più spietato e sanguinario conquistatore. La Mongolia di oggi affascina e conquista, quella Mongolia dagli orizzonti infiniti che continua a vivere e a sopravvivere, riflettendo la sua vera anima in ogni angolo di quell'immensa e sterminata terra fatta sempre di aride steppe e di nobili cavalieri. Il nostro viaggio inizia lasciandoci alle spalle la capitale Ulaanbaatar, per sconfinare già dopo qualche decina di chilometri nelle prime propaggini del Gobi. Muoversi con la moto in Mongolia credo rappresenti la massima espressione di libertà, specie se la compagna di viaggio è la star dei grandi tour, la BMW R1100 GS. Ad accompagnarci in moto, sostenendoci tecnicamente, anche i prodotti Bardal e Makota, i caschi Marushin e l'abbigliamento Ufoplast. Ma è la suprema bellezza della Mongolia a regalarci momenti unici, ed entrando nella regione di Ulzit veniamo subito catturati dalle pitture rupestri di Del Ul, per scoprire poco più avanti l'imponente figura di Tsagan Suvraga, quel piccolo canyon di oggi, un tempo sommerso dalle profonde acque dell'oceano. Da Dalanzatgad, una polverosa cittadella ai margini della steppa, proseguiamo fino a Yolinam, la gelida Valle delle Aquile, per poi proseguire in direzione sud e scoprire uno dei punti più estremi e meno conosciuti del Gobi meridionale. Dopo qualche centinaio di chilometri di guida estenuante raggiungiamo Kermanshah, la primordiale Valle dei Dinosauri, un avamposto così remoto e isolato nel quale solamente pochi archeologi vi hanno fatto tappa negli ultimi 15 anni. La via di ritorno ci conduce di nuovo verso nord, per entrare in quello che viene definito il cuore del deserto di Gobi, le suggestive dune di Kongoreen Hills. Ma la nostra carovana prosegue e dopo una sosta a Bayanzag, la più nota delle valli dei dinosauri, finiamo per attraversare la valle dell'Orkhon ed ammirare la città di Karakorum e lo splendido monastero di Erdenzu. Avremo ancora molto da scoprire e da scrivere sulla Mongolia, ma il nostro viaggio prosegue, seppure costretti a separarci dalla moto. E sulla scia emotiva dei grandi Khan e delle loro orde dorate, decidiamo di ripercorrere idealmente quel cammino attraverso la Transiberiana, che in 6.000 km di rotaie e di 6 fusi orari ci ricondurrà nuovamente in Europa. Ma prima vogliamo concederci l'ultima grande emozione, facendo una sosta in Manciuria, nel cuore della sconfinata taiga, dove con tanta pazienza riusciamo a scorgere lei, la regina delle nevi, l'ineffabile tigre siberiana.